cercare di avere ancora una speranza di agganciare questa salvezza di Sì, non è una partita nel senso decisiva, ce ne sono altre ancora decisive, è la prima delle 5 partite decisive, si possono definire finali, no? Io le finali dico che bisogna vincerle, non giocarle, questo è l'atteggiamento che dobbiamo aspettare perché comunque noi dobbiamo dare battaglia e tutto parte da questa partita, un derby, classico derby, come si affrontavano una volta con la sciabola a combattere, con la sciabola a combattere e non con il fioretto. Questa è quella la partita che ci attende. Quello di tutto, di prestazione, di ed è la cosa più importante. Ma la solita casertana, io la conosco bene, conosco molto bene l'allenatore, aggressiva, che non molla niente, gente di esperienza, gente di qualità, Turchetta, Alfageme. È una squadra che se l'affrontiamo come quella di Catania ci farà male. Se la mia squadra gioca come ha giocato le precedenti partite, metterà in difficoltà. Comunque la Casertana, anche se non sbaglio dal 2018, nel girone di ritorno, è la prima in classifica per punti. Quindi dobbiamo avere la consapevolezza di affrontare una grande, forte squadra. Li ho visti giù, li ho visti dispiaciuti. E questo mi dispiace perché giustamente subire una mazzata del genere per i ragazzi è mortificante, però non c'è tempo per pensare a questo, gli ho chiesto di reagire subito, che nulla era perso, a patto e condizioni che l'umiltà esca fuori, la grinta esca fuori, la voglia di lottare esca fuori e questo è il periodo, questi 3-4 giorni li ho dedicati soprattutto alla ripresa mentale perché nulla è perso, dobbiamo dimostrare di essere la squadra precedente al Catania con molta umiltà e molto sacrificio.